La mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta è uno tra i principali ostacoli per l'occupabilità dei laureati e dei giovani, perlomeno in Europa. Questo problema esiste anche in Vietnam. Questo è un problema anche nel nostro paese. La politica governativa vorrebbe sviluppare la connessione fra gli studenti e le formazioni universitarie con il mondo del lavoro, ma le università vietnamite incontrano le imprese direttamente, non attraverso un'organizzazione come Alma Laurea. Come valuta lo stato dell'educazione nel suo paese? Quali sono le principali strategie politiche che il governo nazionale dovrebbe implementare per favorire il sistema di educazione universitaria? In Vietnam l'istruzione è molto importante. Il governo vietnamita ha tre principali metodi per incoraggiare l'istruzione superiore. Il primo consiste nel sostegno finanziario dato dal governo agli studenti poveri, così possono seguire gli studi avanzati. Il secondo consiste nell'inviare gli studenti più meritevoli all'estero, così da poter studiare le nozioni avanzate nei paesi sviluppati. In terzo luogo, il governo incoraggia le università vietnamite a mettersi in contatto direttamente con le imprese. Noi vorremmo che le università vietnamite sviluppassero una collaborazione con le università estere, così la nostra educazione sarebbe globalizzata. In questi giorni ha avuto modo di conoscere le attività e il sistema di monitoraggio di Alma Laurea. Cosa pensa del consorzio? Pensa che gli obiettivi e il sistema Alma Laurea possano essere estesi anche al suo paese? Dopo questi giorni capiamo bene quali sono gli obiettivi e le attività di Alma Laurea e la apprezziamo molto. In Vietnam non c'è ancora un'organizzazione come questa. Perciò, secondo noi, il modello potrebbe essere applicato anche in Vietnam, come fattore principale per mettere insieme tutte le università.